Da un po' di tempo la locomotiva Henry non stava bene. Cercava con molto impegno di portare i treni, ma spesso sentiva che le mancavano le forze. «Sono malata», si lamentava, «e nessuno mi aiuta». «Tutte scuse, Henry», la rimproverava James. «È solo che non hai voglia di lavorare». Un giorno Pallone Gonfiato le parlò duramente. «Ci stai costando troppo, Henry. Ti abbiamo dato pezzi di ricambio nuovi, le abbiamo provate tutte, ma tu non corri abbastanza. O ti metti d'impegno per funzionare come si deve, o ti sostituisco con un'altra locomotiva». Henry, il suo macchinista e il fuochista restarono senza parole. Pallone Gonfiato si fece trovare al binario del treno di Henry. Si era levato il cappello e la giacca e aveva indossato una tuta da lavoro. Henry cercò di mettercela tutta, ma la partenza fu molto lenta. «Non ci siamo, è una pessima locomotiva», sentenziò Pallone Gonfiato. «Non produce abbastanza vapore». Non c'era niente da fare. Henry era lentissima. Non aveva abbastanza vapore e raggiunse a fatica la prima stazione. «Oh, che tragedia», pensava sconsolata. «Mi cacceranno via, che cosa ne sarà di me?» Venne deviata su un binario morto e il suo treno fu affidato alla locomotiva Edward. Pallone Gonfiato voleva capire quale fosse il problema della povera Henry. «Cosa c'è che non funziona?» chiese al fuochista. «Io credo che questo carbone non vada bene per lei. Da quando usiamo questo carbone, Henry non ha più energia. Le altre locomotive non hanno problemi perché hanno un forno grande. Quello di Henry è piccolo e questo carbone non produce abbastanza calore. Ci vorrebbe del buon carbone gallese». «È più costoso», disse Pallone Gonfiato. «Ma se Henry ne ha davvero bisogno, manderò la locomotiva James a prenderne un carico». Finalmente arrivò il carbone gallese. Il macchinista e il fuochista di Henry erano contentissimi. «Adesso gli faremo vedere noi, vecchia mia!» Accesero il fuoco con molta cura, disponendo verso le pareti del forno i pezzi di carbone più grossi e al centro quelli più piccoli. «Ma così mi rovinerai il forno!» protestò Henry. «Aspetta e vedrai», la rassicurò il fuochista. «Avremo un fuoco potentissimo e facile da regolare». E aveva proprio ragione. Quando Henry arrivò al binario di partenza, l'acqua stava già bollendo e produceva tantissimo vapore. Pallone Gonfiato chiese: «Come stai, Henry?» «Ciuf, ciuf», fischiò Henry. «Benissimo, grazie». «Hai abbastanza fuoco, macchinista?» «È perfetto, signore, e ho tantissimo vapore». «Non dovete battere alcun record», lo ammonì Pallone Gonfiato. «Non è necessario che tu la costringa a correre». «Non dovrò costringerla a correre, dovrò costringerla ad andare piano». Henry volava come il vento. Non si era mai sentita così bene. Avrebbe voluto andare ancora più veloce, ma il macchinista non glielo permetteva. «Piano, piano, vecchia mia», le diceva. «Abbiamo tutto il tempo». Arrivarono alla prima stazione in netto anticipo. Dopo